Oggi la prima prova di italiano, quella uguale per tutti gli indirizzi, la scelta per i ragazzi, analisi del testo, redazione di un articolo di giornale, saggio breve, tema di argomento storico, tema di ordine generale. 6 le ore disponibili per lo svolgimento della prova con la sola possibilità di consultare il vocabolario e controlli serrati delle commissioni. Gli studenti irpini impegnati nella prova di maturità sono 4.125. Emozionati anche i genitori che hanno accompagnato i figli. Diciamo che punto sul saggio breve, quindi vedremo insomma su quello che uscirà, in base a quello che uscirà ci comporteremo di conseguenza. Attualità no, perché comunque si può rischiare di cadere, di scrivere qualcosa di impreciso e quindi andare fuori traccia, quindi staremo a vedere, sperando che il MIUR ci dia una mano e non sia così crudele con noi maturandi. Sei preoccupata? Sì, abbastanza. E di cosa in modo particolare? Della seconda prova, quella di matematica. Quindi questa di italiano più o meno? Insomma. No, più o meno mi regolo. Liceo scientifico? Sì. Il primo esame importante della loro vita è questo. Oggi è la prima prova, quella di italiano, e sono tutti un po' agitati. Domani c'è greco per il classico, matematica per lo scientifico, prove altrettanto impegnative. E poi lunedì la terza prova, che avverte su 5 discipline, con dei quesiti a risposta aperta e chiusa. Beh, non posso fare altro che fare in bocca al lupo a tutti quanti gli studenti. La giusta tensione morale che questi ragazzi debbono avere, anche i loro genitori, per affrontare una prova importante della loro vita. Che cosa le ha detto questa mattina? Di stare tranquilla e serena, di pensare ad affrontare la prova rispetto a quello che è già stato fatto durante l'anno.